Si taglieranno e si inviteranno gli enti locali a tagliare le aziende improduttive, quelle i cui CDA hanno un numero di componenti superiori ai dipendenti. Questo è il primo passo. E quindi andranno valutate poi territorio per territorio le condizioni delle aziende che invece dovranno sopravvivere. In questo bitonto è chiamata una discussione importante, perché ha a che fare con un'azienda, la SV appunto, che presenta una buona patrimonializzazione nello stesso tempo che ha dei bilanci in attivo, e quindi si dovrà capire nelle dinamiche dell'Aro 1 quale sarà il lavoro condiviso con gli altri comuni, ma si dovranno anche capire, diciamo, se vale o meno la pena di smettere un'azienda che porta degli importanti utili al bilancio comunale bitontino. Questo però, diciamo, spetterà la valutazione dell'amministrazione e del Consiglio Comunale. Noi